Dalla cornice della Biblioteca Baldini di Sant'Arcangelo di Romagna si è tenuto l'appuntamento dedicato ai temi dell'economia dal titolo Cartoline sul futuro, rapporto sull'economia. L'appuntamento, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Union Camere Emilia Romagna, è l'occasione per fare il punto sull'economia del territorio sant'arcangiolese e per intravedere già i suoi possibili sviluppi futuri. Un momento importante che abbiamo deciso di affrontare anche con una certa oggettività e razionalità rispetto all'assegnazione di questo studio a Union Camere e a Caselli, che ringrazio per l'opportunità. Un momento in cui riflettere e capire anche la storia che è stata fatta e le opportunità che Sant'Arcangelo ha nel suo aspetto più economico, ma anche di tradizione economica, per cui non parleremo solo di imprese, ma parleremo di quello che è la tradizione economica sant'arcangiolese. Quindi affronteremo i vari aspetti della vita economica e sociale della città, per capire dove siamo e dove siamo arrivati nel nostro percorso, non solo amministrativo, ma in quanto collettività, in quanto cittadini di questa città, e dove poter andare, quali sono le linee sul futuro e del futuro per cui lavorare insieme in stretta sinergia e capire i punti di forza di Sant'Arcangelo e i punti di debolezza per cui recuperare. Per un ricercatore non del territorio di Sant'Arcangelo, andare a analizzare, scoprire numero dopo numero quali erano le competenze distintive, cioè quali sono quei fattori che distinguono, differenziano Sant'Arcangelo dagli altri territori dell'Emilia Romagna, è stato molto interessante e anche divertente. Il primo dato che viene fuori è quello di una maggior crescita dal punto di vista demografico, perché è un territorio che continua a crescere e la popolazione è più giovane, ed è una crescita trainata non dagli stranieri come avviene dalle altre parti della regione, ma da immigrati da altre regioni italiane. È una crescita per quello che riguarda le unità locali, cioè cresce di più in termini di imprese mentre le regioni diminuiscono, cresce l'occupazione, cresce di più il turismo, crescono le esportazioni. Quindi il primo tratto distintivo è quello di una maggior crescita. Un altro dato molto interessante è quello della resilienza, cioè le imprese, quelle più grandi, quelle più strutturate, quelle che c'erano all'inizio della crisi e ci sono ancora oggi, sono quelle che hanno tenuto di più rispetto alla regione. Cioè a Sant'Arcangelo quasi la metà delle imprese ha recuperato a creare occupazione e ricchezza economica, mentre in Regione e anche a Rimini questa percentuale è molto più bassa. Quindi direi complessivamente un territorio molto dinamico, con dei punti di forza che fanno da driver, da traino a tutto un insieme di piccole imprese che lavorano con queste, ed è sicuramente ad alcuni fattori come il turismo, come l'information communication technology, che è cresciuta attorno a una grande impresa ma si è sviluppata anche in tante piccolissime imprese che stanno creando ricchezza sul territorio. E quindi il risultato finale, la lettura che se ne dà alla fine, è quella, come dicevo, di un territorio dinamico e che ha saputo adattarsi meglio degli altri alla crisi. C'è secondo lei un elemento su tutti che ha determinato questi aspetti positivi che ha illustrato? C'è un aspetto che non emerge dai numeri, perché non può venire fuori dai numeri, e l'ho chiamato come il potere evocativo dei valori, che un po' richiama il tema del capitale sociale, cioè il tema di tutte quelle forme di capitale che riguardano soprattutto le relazioni fra le persone e fra le imprese, che non riusciamo a misurare con i numeri, ma che alla fine sono quelle che fanno veramente la differenza. A Sant'Arcangelo è passato ormai un decennio dall'ultima volta che abbiamo fatto uno studio di queste dimensioni, ed è uno studio secondo noi fondamentale. I cambiamenti che hanno attraversato la città sono tantissimi, e questi sono anche figli di una situazione complessiva. Sant'Arcangelo non è un'isola, vive in un territorio che è quello della provincia di Rimini, in un ambiente che è quello della regione Emilia Romagna, che negli anni ha subito una serie di mutazioni importanti, primo fra tutti il tema del riassetto sociale, che è figlio anche di una crisi economica che ha attanagliato
incontrato molte imprese e tanti lavoratori. Ecco, proprio sul tema del lavoro abbiamo voluto incentrare quest'anno una serie di iniziative, perché è importante mettere al centro della nostra iniziativa amministrativa quello del lavoro, e prima di tutto è importante parlarne con chi il lavoro lo crea, cioè le imprese. Il mercato del lavoro è diventato molto più dinamico, dovremmo dire, usiamo questa parola, poi bisogna capire se questa dinamicità ha dei lati positivi o negativi. Sull'aspetto della dinamicità mi verrebbe da dire questo, che è necessaria una maggiore flessibilità, è necessaria assolutamente una elasticità mentale che fino a qualche anno fa non era richiesta, e una voglia di creare nuove iniziative tali da sviluppare un'innovazione. Innovazione, senza innovazione noi non andiamo da nessuna parte, neanche a Sant'Arcangelo. Per fortuna il territorio è molto ricettivo e l'amministrazione cerca di assecondare queste caratteristiche per far sì che anche a Sant'Arcangelo si possa creare impresa e si possa creare soprattutto lavoro e quindi benessere. In che cosa è attrattiva la città di Sant'Arcangelo? Sant'Arcangelo è sicuramente una città che ha molte sfumature, molte caratteristiche, peculiarità. È una città che sa essere resiliente, è una città che sa cambiare quando c'è bisogno di cambiare, tenendo fortemente radicati i propri valori, i propri principi, le proprie radici, ma anche volando alto e cercando delle risposte in quello che è oggi un mondo che è in continua evoluzione e in cambiamento all'interno di questa globalizzazione. Lei si occupa di pianificazione urbanistica, quindi c'è un forte legame anche con lo sviluppo economico della città. Sì, l'urbanistica regola, noi vogliamo avere un ruolo di regia all'interno dello sviluppo della città. Abbiamo con le imprese sviluppato un nuovo modo di approccio, un nuovo approccio pubblico-privato che metta al centro i valori della comunità, quindi il bene comune e l'interesse collettivo, con obiettivi che però siano condivisi e raggiunti da un sistema di territorio dove dentro ci sono anche le imprese. Quindi le imprese investono, il comune cerca di creare le condizioni per favorire, come dire, attrazione, attrattività, ma investimento e crescita di imprese locali, purché nel rispetto di valori, di progetti e obiettivi condivisi, che non vuol dire solo l'aspetto sociale, ma c'è anche un aspetto economico che riguarda poi il lavoro, la qualità della vita e la qualità di uno sviluppo complessivo del sistema territoriale. In stretta collaborazione con il comune, con l'amministrazione, che non manca di sostenere nelle iniziative e nelle attività quando ce n'è bisogno. Progetti futuri, poi li vedremo magari meglio nel secondo giro, non voglio andare ad anticipare domande magari successive, però i progetti futuri sono tanti. Noi siamo di Sant'Arcangelo, vogliamo mantenere questo territorio così com'è, vogliamo lavorarci ma non invadere l'ambiente. La nostra azienda ha il circolo dell'acqua, prendiamo dell'ambiente, lo restituiamo all'ambiente depurato come se fosse stata presa uguale. Quindi se c'è il rispetto dell'ambiente, della città, tutto può coesistere insieme. Questa è la cosa fondamentale. Abbiamo recuperato tutte quelle figure che facevano parte di aziende storiche, imprese di costruzioni, con quelle figure che erano veramente di pregio, cioè capicantiere, muratori, piuttosto che tecnici, e rimessi in un contesto di forte valorizzazione invece della persona e anche in un contesto completamente diverso dal punto di vista della massimizzazione del profitto, ma invece dentro un contesto di cooperativa sociale, diciamo che abbiamo avuto anche una bellissima sorpresa di quanta umanità in fondo dentro a questo comparto, dentro al comparto delle cere. E ancora c'è. La nostra palestra è sempre stata, siamo nati in crisi e lo siamo ancora. Tanti sacrifici, tantissime ore ci hanno portato fino a qui, e grazie all'amministrazione comunale oggi che ci dà la possibilità di ampliare il nostro magazzino e affrontare un nuovo mercato che è export bio, e seguire meglio i nostri clienti che hanno delle esigenze che cambiano di continuo.